Hello Freaks! Oggi voglio raccontarvi di un caso di John e Jane Doe, ovvero di persone scomparse e non identificate. Quest'oggi tratteremo il caso di Annandale Jane Doe, o chiamata anche la Christmas Tree Lady. A ridosso della festa più lieta dell'anno, c'è un apparente delitto da risolvere. Ma se siete curiosi di scoprire che cosa è successo e soprattutto chi è questa Annandale Jane Doe, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo con questo nuovo episodio di Chill Out Friday. La nostra storia inizia nel cimitero chiamato Pleasant Valley Memorial Park, nella cittadina di Annandale, nello stato della Virginia. Corre l'anno 1996, è il 18 dicembre, e in giro c'è aria di Natale, come giusto che sia. Non è cosa rara che tante persone facciano visita ai parenti defunti nei cimiteri, e allo stesso tempo, nonostante questo periodo radioso, c'è chi comunque deve portare avanti un certo lavoro anche nel luogo dell'eterno riposo. Perché questo? Beh, nel cimitero di Pleasant Valley Memorial Park, un giardiniere sta svolgendo tranquillamente il proprio lavoro. È una giornata come tante altre. Si trova nello specifico in una zona del cimitero chiamata Babyland, un punto del cimitero in cui si trovano seppelliti i corpi di bambini. Tra quelle bare, questo giardiniere nota qualcosa che non dovrebbe esserci. Una tela di plastica molto grande, su cui è appoggiato un piccolo alberello di Natale decorato. Il giardiniere si avvicina e capisce che quello, in realtà, è un cadavere. Allarmato chiama subito le autorità e queste prontamente intervengono e decidono di analizzare subito quel che trovano su quel posto. L'area viene analizzata e non aperta al pubblico. Gli addetti prendono ogni prova possibile e i detective vanno a caccia di indizi. Queste sono tutte le informazioni che i detective e la scientifica sono riusciti ad ottenere. Ora ve le elenco. Il cadavere di una donna con un volto ancora riconoscibile. Il corpo è ancora caldo. Non ha documenti con sé, per cui è classificata come una Jane Doe. Molto probabilmente è deceduta per soffocamento. È stata ritrovata con un sacchetto di plastica avvolto attorno alla testa. Il tutto fissato con un nastro adesivo. Una volta rimossa dal telo, questa Jane Doe ha con sé delle cuffie e un lettore di cassette portatili. La cassetta che stava ascoltando poco prima della sua morte era una registrazione dello sketch comico di Carl Reiner e Mel Brooks, chiamato The 20th Year Old Man. Pare aver consumato del brandy poco prima di morire. Questo perché il suo tasso alcolemico era di 0,14. Pare aver preso del Valium prima di mettersi il sacchetto in testa. Jane Doe presenta inoltre una cicatrice sull'addome, che assomigliava molto a uno di quei segni che le donne hanno dopo un parto cesareo. Indossa una giacca con un cappuccio Eddie Bauer, di color verde acqua, taglia M, un maglione di marca Classic Entire, blu navy, taglia L, un altro maglione, un Classic Entire rosso, taglia XL, una camicia rossa, Classic Entire, senza maniche di seta, taglia L, pantaloni in blu navy, Classic Entire, taglia L, e calze alte fino al ginocchio. Per quanto riguarda l'intimo, indossa un reggiseno bianco, mutandine bianche di marca Fruit of the Loom, taglia S, e mocassini neri, taglia 39. La polizia crede che i suoi vestiti provengano da un grande magazzino di lusso a Nordstrom. E questo visto le marche che indossa. Indossa anche dei gioielli, due orecchini a clip e un piccolo orologio Guess da donna d'oro con un cinturino a rete. Presenta anche con sé un anello in oro 14 carati, con quattro pietre di giada e un braccialetto medico che dice
nessun codice DNR, no penicillina. Ma non è finita qui. Accanto al suo corpo viene trovato altro. Sentite bene. Un paio di occhiali da vista e uno zaino verde che contiene la cassetta You Might Be a Redneck di Jeff Foxworthy e anche il film Monty Python e il Santo Graal. Sempre dentro di questo zaino ci sono due bottiglie di succo di frutta vuote, una sciarpa rossa e un nuovo rotolo di nastro adesivo. Jane Doe ha lasciato anche delle banconote da $50 e una curiosa lettera indirizzata al cimitero e al medico legale. All'interno di questa lettera c'è scritto quanto segue. Deceduta di propria mano, preferisco non subire autopsia. Si prega di far ordinare la cremazione con i fondi forniti. Grazie. Jane Doe. Come ultimo oggetto si trova anche una sorta di marsupio molto strano. Si tratta di un oggetto per bambini, un marsupietto rosa con cuoricini e una figura di Minnie. Oltre a questo, c'è anche un bicchiere di plastica, una sorta di borraccia ed una matita. Le foto che vedete a schermo mette insieme quasi tutti gli ultimi oggetti ritrovati sulla donna. Decisamente strano, non trovate? Purtroppo la donna non ha con sé alcun documento e, controllando meglio, non è stata fatta nessuna denuncia di sparizione che potesse, fin da subito, spiegare chi fosse questa donna. La sua età però oscillerebbe tra i 50 e i 70 anni. Il suo volto non è così sfigurato, per cui viene più facile, almeno per questa volta, fare uno schizzo composito di questa donna e mandare così la notizia ai media, sperando che qualcuno potesse identificarla. Il problema è, come sempre in questi casi, come continuare? Quale pista bisogna seguire? Non risulta praticamente nulla di determinante al fine di capire chi è e perché questa donna sia morta. Quindi, concretamente, che cosa si può fare in quel momento? Inutile dirvi che sono stati fatti tutti i controlli possibili del tempo e le autorità provano fin da subito a fare tutto ciò che gli compete. I campioni di DNA vengono prelevati, ma con chi bisogna confrontarli? Una delle prime domande da porsi è stato commesso un delitto o questa Jane Doe, ribattezzata Annandale Jane Doe, o anche Christmas Tree Lady, forse si è addirittura tolta la vita da sola? Sembra più probabile pensare a quest'ultima teoria, in quanto sembra essere stata davvero brava a non farsi trovare. Non è certo la prima volta che parliamo di un John o Jane Doe che volutamente sembrano aver orchestrato la loro scomparsa, senza lasciare alcuna traccia. Annandale Jane Doe sembra essere una di quelle. Zero parenti, zero identità, nonostante le condizioni riconoscibili della salma. Troppi indizi apparentemente senza senso. Con queste premesse non è affatto facile indagare. Ricordiamoci inoltre dove è stata ritrovata. In un cimitero, in una sezione ben specifica. Questo forse non sembra essere casuale. L'albero di Natale, le cassette portate fino alla morte, gli abiti costosi. Sono troppi gli indizi e decisamente fuorvianti. Iniziamo con i forse. Se prendiamo per buona in primis l'idea di un suicidio, forse Jane Doe era una donna ricca caduta in disgrazia. Forse per tutta la vita aveva lottato contro un male a cui è sempre stata impreparata e così, ad un certo punto, ha deciso di farla finita. Il fatto che nessun familiare si sia fatto sentire vuol dire che è stata molto brava a tagliare i ponti con la sua famiglia. Forse si odiavano tra parenti, forse è rimasta ferita dalla sua famiglia a causa di un'infanzia problematica o di una lite feroce. Magari è tutta questione di soldi. La lite tra i parenti, forse, spiegherebbe i motivi per cui ha deciso di andarsene in un luogo dove riposano i bambini. Che c'entri davvero la sua infanzia? Le cassette forse denotano una passione per i classici antichi, e data l'età, è anche possibile supporre di come avesse una certa cultura musicale. Il brandy trovato nel suo corpo e le bottiglie di succo vuote potrebbero ricollegarsi ad un suo probabile ultimo brindisi, se così possiamo definirlo. Un ultimo goccio prima di spirare. Ricordiamoci anche del taglio sull'addome. Forse tutta questa tragedia è scaturita a causa di un bambino. Forse c'entra un figlio o una figlia, o addirittura più di uno. Magari, sempre se prendiamo in considerazione il suicidio,
figlio come ipotesi valente, Jane Doe non è stata pronta a diventare madre. Forse ha fatto qualcosa di orribile alla sua prole. O magari l'ha persa, forse prima o forse dopo il parto. E chissà, forse proprio a causa di questo grande dolore, ha deciso di tagliare i ponti con tutti. Ma quando li avrebbe tagliati questi ponti? Di recente o da più tempo? E perché? Quale disputa familiare avrebbe mai potuto scatenare il tutto? E effettivamente, si tratta di una disputa familiare o di altro? Comunque, se accantoniamo l'ipotesi del suicidio per un secondo, d'altra parte, se consideriamo quindi l'ipotesi di un delitto, qui si scatena un altro uragano di idee e di forze. Ma proviamo ad esplorarne qualcuna insieme. Forse è stata uccisa per costrizione. Qualcuno forse era lì, presente, insieme a lei, e l'avrebbe obbligata a togliersi la vita da sola. Magari è stato qualcuno legato molto a lei ad averla costretta a morire, per mancanza d'ossigeno, all'interno di quel sacchetto. Di certo non si tratta di un rapinatore casuale, perché le banconote e i suoi abiti costosi sono rimasti insieme a lei. Ma chi potrebbe essere stato? Forse è stato un gruppo di persone, magari l'hanno odiata per qualcosa che ha fatto o semplicemente detto. Dal suo aspetto, sembra essere una donna abbastanza altolocata e distinta. Forse qualcuno per invidia e o gelosia l'ha fatta fuori ed è stato talmente bravo da non farlo scoprire a nessuno. Magari il killer sapeva che lei, tanto, era fuori da ogni legame familiare o amicale. Per cui si sarebbe approfittato di questa donna, sola, a cui nessuno si sarebbe interessato per la sua scomparsa. Come vedete ci sono tante teorie che si possono fare su ogni singolo elemento ritrovato. La sovrabbondanza di indizi e l'effettiva mancanza delle cose più importanti fanno sì che il caso di Annandale Jane Doe cada nel dimenticatoio. Un cold case di una donna che evidentemente non ha mai interessato nessuno. E nemmeno se stessa, visto il messaggio ritrovato su di lei. È più probabile quindi supporre di come lei avesse voluto effettivamente morire nell'anonimato. Ma se non fosse così? Ma se fosse stata costretta a scomparire del tutto? Ebbene, è soltanto nel 2022 che si ha una svolta dopo anni di silenzio tombale. Sono felice di dirvi che oggi, finalmente, abbiamo un nome e una storia da raccontare. Nel gennaio 2022, gli investigatori del Dipartimento di Polizia di Fairfax inviano le prove fisiche recuperate dalla scena ad OTRAM, ovvero un'agenzia che si occupa di genealogia forense. Visti i nostri tempi e gli enormi passi da giganti fatti in questi ultimi anni, gli scienziati di OTRAM sono stati in grado di sviluppare un profilo genealogico completo per questa donna sconosciuta. I costi associati a questo caso sono stati finanziati da un crowdfunding sul sito DNA Solves e anche grazie al contributo sostanziale da parte di un donatore anonimo. Per cui, mesi dopo, nel maggio 2022, le prove vengono restituite agli investigatori perché, finalmente, è stata trovata una corrispondenza genetica quasi perfetta. Da lì l'indagine riparte dopo anni di assoluto buio e si allaccia ad ulteriori legami familiari in tutto il paese, attraverso una serie di interrogatori. Si trova così un parente, e un campione di DNA di questo parente conferma la corrispondenza. Anche dei fratelli spiegano che sì, la persona deceduta quel giorno è proprio la loro sorella maggiore. E il vero nome della Christmas Tree Lady è Joyce Marilyn Meyer Sommers, originaria di Davenport, Iowa. In un comunicato stampa si informa al mondo intero di questa notizia e viene dichiarato quanto segue. Dopo decenni di domande su cosa sia successo alla persona amata, la famiglia di Joyce è finalmente in pace grazie al lavoro di diverse generazioni di investigatori, donatori anonimi e l'agenzia forense OTRAM. I nostri investigatori non hanno mai smesso di lavorare per Joyce e la sua famiglia. I progressi tecnologici continueranno ad aiutare a chiudere i casi e a fornire risposte alle famiglie delle vittime. Pare essere acclarato e confermato che il motivo del decesso di Joyce non è riconducibile ad un delitto. Lei voleva togliersi la vita. Ma perché? Cosa le era successo? E soprattutto perché si trovava lì? Ora vi racconto la storia della sua vita.
Joyce nasce il 20 luglio del 1927 dai suoi genitori Arthur e Josephine Meyer. È la sorella maggiore di 3 sorelle e 2 fratelli. Joyce cresce insieme alla sua numerosa famiglia in una fattoria a Davenport, nello stato dell'Iowa. Frequenta la Iowa State University. Poi si trasferisce a Los Angeles e viene assunta per la rivista Seventeen Magazine. Lì, a Los Angeles, dimora a casa di una sua zia in città. Negli anni 50, Joyce decide di dare una svolta alla sua carriera. Vuole osare. Effettivamente, riesce in questo balzo lavorativo, diventando insegnante di seconda elementare in una scuola elementare cattolica. Malgrado il fatto che il suo sogno fosse divenuto realtà, questa non è stata una situazione facile da vivere per Joyce. Ha molta difficoltà nello stare al passo con le richieste di lavoro, stressandosi ogni giorno, arrivando persino a litigare con 60 alunni di seconda elementare. Il lavoro, per quanto sognato, non la sta aiutando. Anzi, mette a dura prova la sua salute mentale. Per questo motivo inizia a vedere una psichiatra e successivamente a prendere le distanze dalla sua famiglia. Molto probabilmente si sente sopraffatta dalla vita, forse addirittura inutile per il ruolo faticoso che cerca di ricoprire con così tanto sforzo. Ad un certo punto, Joyce ha una discussione definita come esplosiva con sua madre. Lei la addita come responsabile di tutti i suoi problemi e le dice che non è mai stata una buona madre mentre l'ha cresciuta. Da qui la situazione familiare inizia a vacillare a causa di quella lite. Molto probabilmente scaturita dall'eccessivo nervosismo a cui Joyce è costantemente sottoposta. Il punto però è che lei, la nostra Joyce, è fermamente convinta della colpa di sua madre. Crede veramente che a causa sua la sua infanzia non sia stata felice come avrebbe voluto. E questo non l'avrebbe preparata a dovere alla vita. Decide quindi di tagliare lentamente i ponti con tutti, inviando raramente lettere ad una delle sue sorelle. Negli anni 60 si trasferisce di nuovo a Seattle, Washington, dove sembra risollevare le sorti della sua vita. Conosce e sposa un uomo di nome James Elmer Somers. I due non avranno mai figli e purtroppo divorzieranno nel 1977. La famiglia di Joyce afferma che non avevano mai avuto la minima idea di questo matrimonio e non conoscevano neanche James. Segno del fatto di come Joyce si fosse veramente distaccata da tutto e tutti. Dopo il divorzio con questo James, Joyce è oramai sulla cinquantina e la sua vita sembra cadere sempre più in un baratro senza fine. Si dirige quindi a sud e si stabilisce a Tucson, in Arizona. All'inizio degli anni 80 si piazza in un parcheggio per roulotte e secondo quanto riferito ha detto di non essere contenta di come stesse andando la sua vita. In questo periodo Joyce prova a ricollegarsi con i suoi cari. Invita la sua famiglia a farle visita e tutti, compresi i suoi fratelli, si sono diretti in Arizona per vederla dopo così tanto tempo. Mentre sono lì, Joyce inizia a dire alla sua famiglia che ha bisogno del loro aiuto. Spera che tutti loro potessero aiutarla a costruire o ad acquistare una casa decente. Ma la famiglia risponde con sincero rammarico che non potevano aiutarla in quel momento. Sarebbero serviti davvero molti soldi. In quel momento nessuno li aveva. Quella, in un certo senso, per Joyce, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La conferma definitiva che non avrebbe potuto proprio fare affidamento a quelle persone. Da quella discussione quel giorno, Joyce cambia repentinamente il suo carattere. Se prima era fredda nei confronti del prossimo, e in particolar modo nei confronti della sua famiglia, a partire da quel momento diventa un fantasma. Sparisce completamente nel nulla. Non parla più con nessuno, non vuole più niente da nessuno. Perché in quel momento nulla stava andando bene nella sua vita. Sta rischiando il fondo del barile e sente che per lei non c'è più via di uscita. All'inizio degli anni 90, la famiglia vuole andare a trovare nuovamente Joyce per assicurarsi che stesse bene. Uno dei suoi fratelli quindi decide di ritornare a Tucson per renderle visita. Ma in quel momento trova solo la sua roulotte, vuota e abbandonata. Non sa che nel mentre sua sorella, Joyce, giace esanime sul terreno di un cimitero.
in quella roulotte, in quella triste dimora mobile che è stata l'ultima casa di Joyce, il fratello prova a cercare in giro delle tracce che potessero aiutarlo a capire dove fosse andato sua sorella. All'interno del frigorifero trova effettivamente qualcosa di insolito. Una manciata di copie di un libro intitolato The Target Child. Questo libro era stato scritto e autopubblicato dalla stessa Joyce. In quelle pagine, la donna descrive in dettaglio la sua infanzia difficile e traumatica. I suoi fratelli però sono perplessi e confusi. Ricordano solo di aver avuto una vita familiare amorevole e calorosa mentre crescevano. Non ricordano affatto di una Joyce afflitta o trascurata. Anzi, tutt'altro. A questo punto, sia i fratelli che l'ex marito decidono di raccogliere i soldi per assumere un investigatore privato per avere risposte. Effettivamente hanno fatto una denuncia di sparizione, ma evidentemente non era stata ritrovata dal dipartimento incaricato del caso in tutti quegli anni. Da qui in poi, il resto che abbiamo visto è storia. Per quanto adesso il caso possa ritenersi risolto da un punto genealogico e investigativo, rimangono alcuni misteri ancora non del tutto risolti. Tanto per cominciare, il segno sull'addome destro non è quindi una cicatrice da parto cesareo. È stato detto che non ha mai avuto figli. Ma se non fosse così? Dato l'alone di mistero intorno alla donna, tra l'altro alone reso ancora più misterioso per il fatto che la sua stessa famiglia era rimasta all'oscuro di molte cose, tutto questo non contribuisce a scoprire i dettagli di questo particolare mistero. Poi, perché Joyce è andata proprio lì, in quel cimitero? È stata una scelta casuale o si è trattato di un ennesimo indizio criptico da lei lasciato? Evidente di come nella morte abbia cercato di dire qualcosa, nonostante il suo intento di rimanere anonima e distante da una famiglia che ha imparato ad odiare. Dati però i progressi fatti in questi anni, in quegli anni ritenuti impossibili, forse è solo questione di tempo prima di avere delle risposte certe sugli ultimi dettagli rimasti in sospeso. Non ci resta altro che attendere. Quindi, anche se questo caso sembra essere risolto per il momento, questo è tutto quello che sappiamo della nostra Christmas Tree Lady, la Annandale Jane Doe, oramai conosciuta con il suo vero nome, Joyce Marilyn Meyer Somers. E questo è tutto per oggi, Freaks. Fatemi sapere che cosa avete pensato di questa storia e se la conoscevate. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di Freaks. E con questo vi dico al prossimo video. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!